e uomini altri tre. Oltre a questo ci hanno detto, no, ma siete sempre i soliti, ora abbiamo modificato pure la legge sui dividendi, prenderanno meno, è tutto scritto, ci sono i resoconti stenografici di questa cosa. Il risultato sono stati da 70 milioni, 380 milioni, 340 milioni e 340 milioni. In più ve ne dico un'altra, quei titoli non sono i classici titoli, quei titoli nella letteratura, nella storiografia di Banca d'Italia, si capisce che si tratta di titoli atipici, perché quei titoli non dovrebbero dare la gestione, perché l'azione dà la proprietà, ma tu non hai la proprietà, per un semplice motivo, perché loro, e dei cittadini italiani. E abbiamo fatto questo un time, il governo ci ha risposto, e dei cittadini italiani. Quindi se tu sei proprietario pure dell'oro. Se non sei proprietario dell'oro, questi sono titoli atipici. Le riserve dentro il Banca d'Italia sono 24 miliardi di euro oggi. Quelle riserve sono dei cittadini italiani, non sono degli azionisti. Quindi quelle azioni sono titoli atipici, quindi quelle azioni dovevano rimanere a 156 mila euro, non dovevano arrivare a 7 miliardi e mezzo. 2016, dopo, qua proprio l'apoteosi, c'è un video di Tremonti che vi consiglio, dura un minuto, vi consiglio di... troppi erano, tanto sei troppi. C'è questo video di un minuto che è fortissimo, proprio lui c'è Amato che comincia a fare così mentre va, dice, ma che sta dicendo questo? Perché non si sta zitto, si vede che fa così, e Tremonti che fa? Ora sta arrivando il terzo mostro, si chiama Bei, non lo dice, perché il primo mostro sono i conti pubblici. Prima vengono, lo dice Tremonti, non è un cretino dell'ultima ora. Prima vengono, viene il primo mostro e ti devastano i conti pubblici. Poi arriva il secondo mostro e ti costringono ad emettere moneta, che però paghi con interessi alle banche private, non le metti più tu, e ora ci arriviamo. Poi arriva il terzo mostro, che poi dice Unione Bancaria, poi dice Bail-in, lo dice proprio il Bail-in, ed è del 2014 in intervista, 2014. Poi arriva il terzo mostro e si prendono i risparmi degli italiani. Ci rendiamo conto della pericolosità di quello di cui stiamo parlando? L'avevo già detto, l'avevo annunciato. Come? L'avevo annunciato. Sì, si sa, cioè, io vi potrei dire dove stanno andando, ma chiunque di voi, se approfondisce e studia queste materie, ci mette passione, lo capisce. Non è difficile. E lui l'ha spiegato. Ha spiegato dal 1992 al 2016 in un minuto. Come? No, ma noi siamo stati gli unici a non votare per il giornale. Ma siamo stati gli unici a non votarlo, e addirittura sappiamo che nell'approvazione in Europa Salvini non c'era, forse era solo andiamo nel dettaglio. A quanto ammontano le quote in mano ai privati oggi nella Banca d'Italia? 94,36%. No, 3. Allora, quando abbiamo emanato quel decreto, c'è stata un'ampia discussione, ci sono ancora più voce da De Micheli, mi ricordo, io volevo entrare dentro la TV in tutti i modi, dicevo, volevo per smentirli, non si riusciva, e loro dicevano che era la normalità. Questo è importante per tutti, perché se vi capiterà di discutere, perché è un documento, quello di cui vi parlavo prima, della Banca Centrale di Svezia, utilizzato dalla Commissione Europea, è un working paper che si chiama The Governing and Governors, cioè che è lo studio più bello sulle banche centrali. Questi, tutti gli altri del governo ci dicevano chiaramente, è normale che la banca centrale sia arrivata, ma è così ovunque, ma perché? Ma la Federal Reserve, ma scusate, ma siete voi, siete sempre i soliti, la banca centrale deve essere privata. Questo studio, io non so se c'è un slide di questo, no, in questo studio
che è del 2008, c'è un grafico e spiega nel mondo come sono composte, come è composto l'azionariato, la proprietà delle banche centrali. Allora, il 72%, delle banche centrali mondiali sono al 100% pubbliche. Il 14%, più del 50% in mano pubblica, quelle con meno del 50% in mano pubblica sono solo il 6%, che poi ci sono altre situazioni miste private. Il 6%, in questo 6% c'è l'Italia. E la Banca Centrale di Svezia dice nel nostro documento, a pagina 4, mi ricordo la pagina, a pagina 14, perché appena l'ho visto ho detto non è possibile, parla dell'Italia. Dice, caso strano del mondo è proprio l'Italia. Perché l'Italia non è che aveva meno del 50%, aveva il 5% in mano pubblica. Caso strano è quello dell'Italia. Addirittura più avanti parla del Fazio Scandal. Dice, per fortuna, la banca, per fortuna nel 2005, dopo il Fazio Scandal, tutto in inglese te l'ho tradotto io, dopo il Fazio Scandal, il governo prende in mano la situazione e riporta in mano pubblica la Banca d'Italia. Perché? Perché la banca, secondo me in buona fede, la Banca Centrale di Svezia nel 2008, quando è uscito il working paper, ha detto, ok, la legge italiana, dice che entro 3 anni, 2005, devono andare in mano pubblica. Però non sapeva che noi in Italia abbiamo la fregatura dei decreti attuativi, fatta apposta. E quindi nel documento dice, per fortuna poi dal 2008 la Banca Centrale è tornata pubblica e si è ristabilita la normalità. Addirittura siamo peggio della Banca del Sudafrica. Perché la Banca del Sudafrica è totalmente privata ed è quotata nei mercati non regolamentati, una cosa stranissima, però almeno lì era stabilito che massimo lo 0,5% delle quote poteva andare a un singolo privato e non si possono dare dividendi se non in minima parte, se non ricordo male. Quindi siamo ancora peggio di quel 6%, probabilmente siamo i peggiori di tutti. E di questo, se andiamo nel dettaglio, cioè la cosa è ancora più sconvolgente, perché la Banca d'Italia dovrebbe vigilare, dovrebbe controllare chi? Dovrebbe controllare Intesa San Paolo, che controlla Banca d'Italia per il 30%, dovrebbe controllare Unicredit, che controlla Banca d'Italia per il 22%, Generali, Cassa di Risparmio di Bologna, sono quelle che hanno più potere di tutti, ma sono, diciamo, queste due che negli anni, Intesa San Paolo e Unicredit e Assicurazioni Generali del comparto assicurazioni, che ora possono fare pure prestiti, assicurazioni, se lo sapete, dall'anno scorso con una legge, un nuovo decreto, decreti per tutti, banche, assicurazioni, per tutti ce ne sono, dei cittadini mai. Quindi voi mi dovete spiegare, e sempre la Banca Centrale di Svezia lo chiede nel documento, dice, le banche centrali potrebbero essere private, però in realtà non hanno problemi di competizione, non devono competere con nessuno e in più non possono ridurre i costi per migliorare, per efficientare, perché quell'efficienza, dice il documento, potrebbe mettere a rischio poi la vigilanza, che è molto più importante. Cioè non andiamo a tagliare i fondi per la vigilanza, non è un'azienda privata, non deve andare nel mercato, non deve fare un controllo pubblico per tutti i cittadini, ci vuole massima accuratezza. Quindi non è fondamentale cercare di ridurre i costi. Fatto sta che Intesa e Unicredit, quando li hanno trasformati, quando hanno portato da 156.000 euro a 7 miliardi e mezzo le quote, hanno preso 3.093 miliardi, vi dicevo prima, di plusvalenze, ma in più dopo 2 settimane avevano gli stress test, le pagelle europee. Quindi sembra proprio fatta apposta. Hai le pagelle, come faccio per migliorare il tuo bilancio, perché devi andare in Europa e siete quelli che dovete vincere, come faccio? Questi sono
come faccio a farti vincere? L'unico modo è qualcosa che tu hai nel bilancio, che ti vale 150.000 euro, te la faccio schizzare a 2 miliardi. Questa è Intesa San Paolo, 2 miliardi e passa, 1 miliardo e 3 solo Unicredit. Abbiamo finanziato noi, perché vi ho detto dove hanno preso i soldi, cos'è che hanno diminuito per far aumentare le quote nel bilancio, le riserve, quei 24 miliardi, di chi sono le riserve? Dei cittadini italiani. Quale legge permise la privatizzazione? Prima ve l'ho spiegato, infatti nessuna. Se vi sto stancando, vi vorrei far vedere prima. Metti il video quello. Vi vorrei far vedere prima, anche perché, visto che in questo periodo si parla tanto delle banche, no? Quindi, anche perché è importante che l'attività bancaria diventi di interesse pubblico e che non sia, non rimanga attività di impresa e di speculazione, perché poi i rapporti tra banca e cliente diventano questi, sono diventati questi. Lei ogni tanto andrà a fare delle operazioni, non lo so. Io adesso ho capito dove vuole andare a parlare. Allora, innanzitutto il problema non è fare, adesso ci vai lì, apri un conto. Innanzitutto entrare in banca non è facile, perché trovare parcheggio fuori non è facile, perché ci sono poi quelle banche che hanno il proprio parcheggio, però è sabato di gente che abita in zona che sa che tanto lì è la banca fino ai due siamo stati. E quindi trova che entri, non è che entri, c'è il metronotte già che è coperto dal Corriere dello Sport, e tu entri, dice la. Si vede così tanto, ti metti già quasi conti, stai dentro quella camera iperbarica e dici mo esce il gas, vedrai che adesso faccio la fine del sorcio. Si prende così tanto, ti metti già quasi conti. Dici sono le chiavi della macchina, ho parcheggiato. Sono le chiavi della macchina, si prende così tanto, ti metti già quasi contenitore. Sono le chiavi della macchina, bussi al metronotte con il vetro blindato, lui non ti pensa proprio. Ma che ti abbassa un lembo e dice la chiave, devi portare la chiave. È dalla macchina, non è che taglierino alza il giorno, più poco riesci, posi nell'apposito contenitore, butti la chiave, chiudi la chiave e prendi la chiave, entri. Si prega così tanto, in Italia è quasi contenitore, è la chiave nostra questa qua, è la chiave nostra, quindi la difficoltà di entrare in banca è chiara sotto gli occhi di tutti. Una volta che entri in banca c'è l'aria condizionata, ma fredda, d'estate meno 20, meno 21, tu vieni in una situazione termica dei 40 gradi perché passi da fuori e fa 30 gradi, nella camera iperbarica è una via è la terra di nessuno, è la via di mezzo, entri dentro, una volta qui e dici scusate, si può abbassare l'aria condizionata? E quindi la abbassano ancora di più, qualche grado, dici no, alzate, nel senso che vabbè, però tu te copri, insomma, ti prendi due le distinte, te copri, sai, quando vai sulla moto, ti prendi qualche documento, te lo metti a posto e fai, la banca si fida di te, la banca è casa tua. Chiedici tutto, figurati se non è davvero davvero, sai quelle sigle che loro fanno per colpire, la banca è casa tua, tu le metti il pigiama e aspetti, in certi momenti dice vatti, tocca a me, però non puoi oltrepassare la linea che scherzi, e i penne sono attaccate con i catenelli, le distinte sono contate, se te fidi di me, ma non dire che non te fidi di me, e finché tu depositi i soldi, ma che scherzi? Ma scherzerai, ma ti danno pure la caramella, sai come va la caramella che si attacca, non l'avessi mai mangiata quella caramella in banca, che lì l'impiegato, no, fermi, sì. C'ho pure caramella, perché ci sono due tipologie, c'è la caramella che è quella dura, che scrocchia, la rompi, perché usa il nervoso, la rompi subito, ragazzi, quella non è che la sciogli bene, la rompi e rimane, però la butto in banca, allora ti fai senza vero con la lingua che è così, o se no ci sono i caramelli quindi tutta gelatina con lo zucchero sopra che tappa tutta
istinto. Una volta che hai superato questi momenti, tocca a te. Se tu depositi, per carità, mi dai il numero di conto? E tu, se non ricordi, io dai, se no lui controlla, computer trova subito, dove lo gira, tu glielo giri anche 3-4 volte, devo fare vedere, l'ho girato, te lo metto sotto sopra, facciata, aeroplanino, quello che ti dà. Ma se tu dovessi aver bisogno di danari e vai lì, se a parte c'è una porta a parte, c'è proprio un ingresso a parte, tutto acciaio io, se c'è la pistola, mi su, dove? Senta, sono un cliente della banca, vorrei. Che c'è? Vorrei prelevare che? C'ho il conto qua, vorrei prendere. Devo prendere di sì, quanto? Che 1000 euro. Però signore, 1000 euro ce lo doveva dire prima. Ma prima di che lo sapevo prima, se non stava la luce, la mattina se ti non accompagnava la luce, lo sapevo prima. Capisce, la nostra ci mette in un momento di difficoltà che ce lo doveva dire prima, signore. Noi abbiamo 4 giorni di valuta a scadere dei giorni lavorativi, dove al 4° giorno la cosa, il tasso di interesse per quella valutazione, con il minimo scoperto, se lei è scoperto con la valuta a incassare, da trattare, avere, deve fare, baciare, mettere il testamento, lei capisce che... No, io so che ho 15.000 euro in banca e mi servono 1.000 euro, signore. Non è così semplice, come la fa lei, ci deve avvertire, non si capisce? Ma devo comprare la lavatrice, ma signora, ma perché quella dell'altro anno non va bene la lavatrice? Ne serve una, e beh, tu parli, non ricorda la mano, se non la faccia la lavatrice, ma lei che gli frega, a me mi servono 1.000 euro, a colgarla, chiamo il direttore, capirai, chiamo il direttore, mi dica, il direttore, mi dica, cosa, senta, direttore, io, qua poco, ho 15 euro, mi servono 1.000 euro, si chiama, attenzione, perché? Perché così a dire, prendo una caramella, no, già l'ho mangiata, già lasci fare, già ho dato, che siamo noi. Si chiama, scusa, a prescindere lei ne fa il buon uso che lui ha, perché? Però perché prendere 1.000 euro? Ma perché sono i miei, attenzione, signore, con che sono i suoi? Sono i suoi, no? Lei ci dà, lei che cosa fa? Lei ci dà i soldi, i suoi soldi, li dà a noi, perché noi li possiamo custodire, giusto? E noi come li custodiamo? Come se fossero i nostri, quindi quei soldi sono i nostri, tu. Come se fossero i nostri, ma perché lei deve prendere i suoi soldi? Bravo. Cioè, perché deve togliere a un tasso di interesse che è 0,0 al valore attuale col Nasdaq, il Dow Jones, con il DAI che sta 4,6 da me a te, col Dow Jones che sale e il Nasdaq che scende? Cioè, lei vede il sole 24 ore? Ma io me la faccio quanto 5 minuti con la lavata. No, sì. Non ci siamo. Se, allora, se il Nasdaq sale, il Dow Jones scende. Tipo con la Gigino del Magicello che sale. Quindi prenda i nostri soldi. Noi gli faremo un prestito, ma io ho i soldi miei, non faccia così, ma perché vuole togliere i suoi soldi dal conto? Al tasso di interesse agevolato noi le facciamo un servizio, perché lei è cliente, io adesso faccio una telefonata, le faremo dare un 4.6.